E Franco Pini è qui! Avete fatto pace o no? Sì, ma la cosa si è già sgonfiata da tempo, cioè è successo che un giornalista ha scritto una cosa non per intero, si è sentito offesa. Tu poi... gli hai chiesto scusa ad Alba un po'? No, è il giornalista che deve chiedere scusa. Ah, non io. Okay, ok. No, io poi ci siamo incontrati anche a livello pubblico, in trasmissione, che poi io ero in tournée teatrale, non sono social, non ho nulla, non ho Facebook, queste cose qua. La polemica è nata sui social. Io non sapevo niente, a un certo punto mi sono sentito dire ma questo, quest'altro, ma che è questa storia? Dico, ma hai avuto anche dei fake che ti hanno scritto contro, che ti hanno... No, perché tu non leggendo nulla... Io non leggo nulla. Sai non che c'è tu, dei fake, degli haters sui stavo social... Stavo in teatro recitando Anfitrione, scusami, ero su un altro livello, su un altro piano diverso, ero arretrato di migliaia di anni. Quindi proprio non... Anzi, poi ci siamo incontrati, siamo... Anche perché voi avevate raccontato, in realtà, all'Arena di Giletti, come vi eravate conosciuti, no? Sentiamo. Sì. Successe che andammo poi a cena, io mi misi dall'altra parte della tavolata, perché avevo già capito il soggetto, per cui... La trattai un po' così con sufficienza. Pensa che è una cosa che fanno tutti, sì. Un repertorio. Pensa te, pensa che tutti l'hanno fatto, solo lei ha sposato solo me. Pensa che no, ma nel senso che il gioco che fanno tutti gli uomini botta di fortuna. Un po' con sufficienza. È vecchia lei. Io riconosco il soggetto lo stesso. Sì, però scusa, dal trattarla alla sufficienza... E sposarla. A metterla subito, diciamo, in situazione... A metterla, no, beh, lì successe che poi alla fine della cena io così, con fare, con nonchalance, come sempre ha detto lei, della Bre, sempre lui. Della Bre, che vuol dire senza labbra, probabilmente, così della Bre, ho detto, tu hai la macchina, accompagnami in albergo, per cortesia... Con i dovuti modi, per carità, non è. Detta così, Franco, sembra una gran cafonata. No, ho detto con i dovuti, modi, senti. Onestamente, Alba, ho finalmente scoperto la storia dei miei genitori, ottimo. Aspetta, vieni, c'è Corrado che ti vuole salutare, poi entra, paga. Ciao Corrado, grande amico mio. Carini. Noi abbiamo lavorato insieme, una persona che non potrebbe mai dire delle cose... Sgradevoli. Grazie Corrado. Sarai il mio avvocato difensore per tutta quando la vita. Grazie avvocato. Ciao Corrado, grazie anche alla nostra Erika Bonaccorte e Turchese Baracchi che sono andati. Allora, per cui insomma avevate già raccontato di come vi eravate incontrati, di come vi eravate conosciuti. Senti, il mio riassunto era un riassunto molto, molto veloce. Senti, quindi. Francesco come sta? Sta benissimo, guarda, lui è tra le sue occupazioni, vende automobili, fa il cronista sportivo, tifoso della Juventus, quindi... È un po' la gioia e l'orgoglio un po' della vostra vita, no? Francesco è un bravissimo ragazzo, guarda, nonostante i genitori. Vediamo, guarda sempre lì. Notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze. Ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. È proprio un ragazzo in gamba. Grazie, che belle foto, guarda. Beh, lui è il frutto di direi due genitori molto attenti. Perché anche Alba, io siamo sempre stati. Tu sei risposato? Sono risposato con Ada e lui ha un rapporto straordinario con Ada. Ogni tanto la chiama per farsi dire cosa succede al suo segno zodiacale, chiaramente. E quindi ci vediamo spessissimo. Come va con Ada? Beh, straordinariamente direi. Sono ormai 18 anni che siamo sposati. Eccola qua.
E come vuoi che vada, con una che sa tutto quello che fai, quello che dici e quello che succede. Fa l'astrologa. Fa l'astrologa, quindi io devo stare molto attento, anzi. No, quella è Alba, no, Ada, perché sennò... No, no, questa è Ada. Ecco, è Ada. Tu di che segno sei? Io sono Acquario, con ascendente... Beh, sei tosto però, Ascendente Capricorno. Tosto, capirai, cioè... Beh, no, lei dice sempre, quando sei Capricornio sei un po' rompiscatole. L'Acquario è già più libero, vola più alto. Da giovedì 23 febbraio fino al 2 febbraio, 23 gennaio, scusami, fino al 2 febbraio potremmo venire a vederti al Teatro Marconi di Roma. Sì, sì. Con la commedia Cocktail. Cocktail per tre, con Miriam Mesturino e Marco Bellocchi. Un po' di questa guarda, commedia. È una commedia, come dire, ironica e graffiante. È un classico triangolo, ma non troppo classico, perché io faccio il marito separato che diventa l'amante di mia moglie. Lui è, diciamo, l'uomo in carica, il compagno, che quindi diventa il cornuto, perché per forza, perché io vado con mia moglie e quindi lui diventa il cornuto. Però nel secondo tempo, soprattutto, si dipana un po' la matassa e succede un colpo di teatro. Queste qui figure. E verremo a vederti. Succede allora un colpo di teatro molto, molto interessante. Cocktail per tre. Cocktail che... Ecco, questa è la locandina, sì. Mi raccomando, andiamo a teatro. Grazie. Molto divertente e molto graffiante. Franco, vieni a ritrovarmi. Ma quando vuoi. Grazie. Franco Oppini.